come funziona, se è già operativo, dove funziona, come si fa ad utilizzarlo, se è vero il concetto di gratuito e di illimitato. Sì, lo dico già io che è verissimo. Insomma, spieghiamo un po' come è nata questa idea, come si sviluppa, che cosa, come la potremmo utilizzare, insomma. Perfetto, bene. Allora, intanto ringrazio il dottor Borracce perché i suoi insegnamenti e le sue riflessioni per noi sono estremamente utili sempre e comunque, perché avendo più di 600.000 persone che tutti i giorni frequentano i nostri ristoranti e che vanno dai piccini fino alle persone più anziane, quindi penso che riuscire a capire l'evoluzione dei comportamenti dei gruppi sociali, questo per noi è estremamente importante ed utile. Veniamo quindi ad oggi, esattamente. Vedo che interessa molto appunto la parola gratuita e illimitata, sì, non è uno scherzo, non è un bluff. È vero, da oggi sui nostri ristoranti, noi oggi gestiamo quasi 400 ristoranti, 390 per la precisione, e su oltre 320 ad oggi sono attive delle connessioni gratuite e illimitate. Siamo la rete gratuita e illimitata più grande in Italia, questo ho chiesto conferma a tutti i miei tecnici che questo a noi spero, me lo confermano, sì, direi di sì. Quindi direi oggi abbiamo questo primato, penso che riusciremo a mantenerlo per un po', perché dei ristoranti, quindi delle attività pubbliche che possono offrire questi in Italia, in effetti non ne vediamo all'orizzonte. Perché abbiamo deciso di fare questo? Un po' seguendo giustamente gli insegnamenti del dottor Borracce, perché cambiano le abitudini, cambiano i consumi dei nostri consumatori e quindi dobbiamo adeguarci, non possiamo star fermi. È un processo che abbiamo iniziato da un po' in Italia, quindi da 2-3 anni, quello proprio di riuscire ad avvicinarci sempre più a quello che l'italiano direi vuole, perché anche oggi possiamo dire, pur facendo parte di una multinazionale, cerchiamo veramente di avvicinarci al consumatore italiano. Come diceva, vengo da una settimana negli Stati Uniti, là il fast food ancora regna, vige e ha successo, diciamo. In Italia però abbiamo le 30.000 pizzerie, i 35.000 ristoranti tradizionali e pochi fast food, e da qui vogliamo smarcarci, quindi vogliamo evolvere, e quindi ci sono una serie di attività. Prima di tutto dovevamo partire dalla parte più sostanziale, che era il nostro cibo, quindi da un po' di anni abbiamo allargato la nostra gamma di prodotti, insalate, frutta. Da alcuni mesi iniziamo a mettere nelle nostre ricette prodotti tipici IGP o DOP italiani. Sto pensando al parmigiano reggiano o allo speck, abbiamo in serbo altri, o la pancetta della Val Venosta in corso, mi sembra, sui nostri ristoranti. Pensiamo al nostro ristorante, quindi non possiamo, se non vogliamo più essere fast food, ma non è solo questione di fast food, è anche questione di fast service. Vogliamo rendere i nostri ristoranti sempre più accoglienti? Beh, devo dire che sono anche notevolmente migliorati, cioè non soltanto questo, in giro io non sono di Milano, ogni tanto vado altrove, voglio dire in provincia, e sono migliorati molti gli arredamenti, no? Quantomeno l'accoglienza da quel punto di vista. Confermiamo, gli arredamenti con una logica alla base, quella appunto di poter frequentare e accogliere il cliente come un tradizionale ristorante, cioè quindi senza la pressione di essere pressato dal cliente successivo o sedute scomode, rapide, sgabelli e via dicendo. Quindi ci stiamo veramente anche da questo punto di vista spostando verso quello che noi definiamo un casual restaurant. Prima di poter poi lanciare il wifi, diciamo che c'erano delle cose un po' più importanti, come dicevano, il menu, lavorare sui ristoranti, quindi oggi oltre il 60% dei nostri ristoranti possono avere, possiamo dire che hanno un'immagine nuova, moderna, studiata da architetti che utilizziamo a livello europeo. E alla fine eccoci qua con la tecnologia. È vero che saremmo potuti partire prima con il lancio di questa connessione, ma pensavamo non fosse coerente avere ristoranti, diciamo, vecchia generazione e connessione del futuro. Quindi abbiamo abbinato questo momento attendendo di ristrutturare più del 50% dei nostri ristoranti. E quindi da oggi diciamo che ci aspettiamo. Che è possibile, cioè semplicemente basta registrarsi, spiegando tecnicamente basta registrarsi, si riceverà, me l'hanno detto, io ripeto, si riceverà un SMS dopo aver inserito la propria registrazione, quindi dopo aver compilato il classico modulo, si riceve un SMS nel quale ci sono username e password, per cui quando, ho detto bene, vedo delle teste, solo password, chiedo scusa, insomma con questa password attraverso gli SMS poi sarà possibile, una volta registrati definitivamente, accedere in modo gratuito e limitato alla rete wifi.
Lo dico perché faccio parte della categoria, prima il dottor Coraci ha coniato una nuova categoria, non mi ricordo bene il nome, però quella un po' dei grabboni alla quale faccio parte io, la dico proprio così, che girano disperati. Io ho una chiavetta, non dirò di quale compagnia, che non funziona mai, 9 volte su 10 non va, per cui disperato devo mandare una mail, sono in giro e ormai so dove ci sono a Milano, per esempio, so ce n'è uno in corso Milano, un signore Enzo si chiama, lo so perché c'è scritto, che ha la connessione aperta perché si è dimenticato di mettere la password e succhio la rete. Adesso so che posso venire da McDonald's, sono passi avanti, voglio anche per Enzo, poverino, che giustamente diciamo che la chiavetta ormai per noi è obsoleta. Sono antico, altro che l'interpipo. Viene da noi e quindi si può collegare velocemente. Ovviamente ha detto bene i passaggi per collegarsi, abbiamo alcuni passaggi, registrarsi, la necessità di inserire il documento, diciamo gli estremi del documento, anche perché abbiamo delle restrizioni, dei vincoli legislativi in Italia che vogliamo assolutamente seguire, e poi si riceve, diciamo, un SMS per poter accedere. Ha una validità di 12 ore, ma poi questa operazione può essere ripetuta e quindi per questo è limitata, nel senso abbiamo deciso di fare questa limitazione a 12 ore, ma ripetibile all'infinito. Esattamente. Io tra l'altro volevo anche dire, a proposito, come dire, unendo un po' i due grandi discorsi che abbiamo affrontato questa mattina, spesso e volentieri in passato utilizzavamo, io e Guido Bagatta, non so se avete presente, che è filo americano, un grande fan, insomma, di tutto quello che arriva dall'America, utilizzavamo, lo dico al direttore così magari se ne fa un'idea, McDonald's per, come osservatorio. Sembravamo due matti, c'è anche questo da dire, noi facevamo un programma a mezzogiorno, finiva l'una, uscivamo, andavamo in Corso Vercelli, dove c'è un vostro ristorante, perché c'era l'uscita di scuola dei ragazzi, e siccome se io che lui molto più di me, siamo un po' in là con l'età, lui ormai è geriatrico, ma io insomma quasi lo raggiungo, avevamo bisogno di capire un po' quali erano per esempio le tendenze, il look, cosa piacesse e che cosa non piacesse più insomma ai ragazzi, e lì era perfetto, noi ci guardavano un po' male le mamme, ovviamente, però quello è un altro discorso, noi facevamo finta di essere lì per caso, ma in realtà guardavamo un po' quello che succedeva. A maggior ragione credo adesso lo si potrà fare, insomma noi ce lo auguriamo, dato che McDonald's spesso e volentieri, forse in modo errato, viene abbinato ai più giovani, adesso invece con wifi, con la possibilità, insomma con questa operazione magari anche Bagatta potrebbe finalmente trovare una compagna nella vita, voglio dire, ecco, questo potrebbe essere per lui, glielo dirò, ecco, non so se lo sa, ma glielo dirò.